Questa attività nel settore del controllo e soprattutto repressione dello spaccio e detenzione di stupefacenti è stata fatta, a differenza di tante altre operazioni qui sulla costa, è stata fatta nell'immediato entroterra. È stata fatta in località Casine di Ostra e Bettolelle. Questo agire fuori dal centro urbano di Senigallia ed essere un punto di riferimento per tossicodipendenti delle zone limitrofe al comune di Ostra ci ha portato innanzitutto a verificare un grandissimo movimento di tossici, di ragazzi, giovani, donne, uomini, che andavano a rifornirsi in queste due abitazioni. E poi, alla somma poi dei fatti, noi abbiamo, facendo delle perquisizioni e razionalizzando nella giornata di sabato pomeriggio il tutto, noi abbiamo trovato circa 600 euro nelle due abitazioni come provento di spaccio della giornata. Abbiamo trovato circa 10 grammi di cocaina, questa è cocaina, mentre le altre 5 dosi sono eroina. Come vedete, l'attività di spaccio era considerata buona per la zona in cui era stata impiantata, possiamo dire di un spaccio tra i 30 e i 50 grammi di roba.